Ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video, dopo aver purificato la pietra del legame, è arrivato un mostro incredibile che ci ha affrontato. Io l'ho sconfitto abilmente, se posso permettermi questa falsa modestia, e eccoci qua al villaggio ora, vediamo cos'altro ci attende. Il primo mostro che abbiamo ottenuto non è proprio che mi piaccia tantissimo. Magari ne troviamo altre, troviamo altre uova, le facciamo schiudere mostri più forti. Anche se Rathalos, non mi dispiacerebbe ritrovarlo. Capovillaggio. Ah, giovane Rider senza paura, ti racconto ovunque la tua avventura. Con ardimento salvato il villaggio, perciò tutti noi ti rendiamo omaggio. Ma veramente, il Nargacuga è venuto da me. Io non l'ho solo affrontato, non è che stava venendo al villaggio. Per cui quando da qui uscirai, la vita del Rider comincerai. Non chiedevo altro. La vita di un mostro è un grande bene, è il dono che tutti noi sostiene. Ha mai odorato le pratoline mentre viaggiavi tra le colline? Cosa? I prati? Questo ciclo entrambi apparteniamo, abbraccia il mondo in cui dimoriamo. A ogni forma dell'esistenza mostra la dovuta riconoscenza. Secondo me lui se le prepara la sera prima e se le studia per poi dircele quando arriva il momento. Ora vai, Dante sta aspettando, non tardare, mi raccomando. Grazie ai tuoi suggerimenti diventerai un rider senza precedenti. Buona fortuna e il tuo legame con i mostri, vabbè. Ciao, Ascolta e basta parlare in rima. Al mercante Afabro ho parlato di quella bontà dei servizi e appurato. Allora, qua c'era... Tu sei un mercante? Ok, è un fabbro. Calma. Posso potenziare le armi. Devo pagare però con i zeni. Migliorare l'equipaggiamento ne incrementerà le statistiche, beh certo. E potenziare lo stesso oggetto potrebbe trasformarlo in qualcosa di nuovo. Non ho abbastanza materiali per potenziare quest'arma. La spada di ferro. Cosa mi serve? Compro pugnale cacciatore, mi costa 1000, lo equipaggio subito. E a posto. Ho equipaggiato un'arma più forte, vediamo come si comporta in battaglia. Ho sentito che hai scacciato un Nargacuga, sei molto indaffarato, eh? Per me resti sempre un piagnone, grazie della fiducia. Però adesso sei un rider, e inoltre hai salvato il villaggio, fantastico. Sono felice per te. A proposito, alcune persone hanno delle richieste per te. Puoi vedere tagli nella bacheca delle missioni. Oh, che bello, di richieste! Grande! Proprio quello che volevo fare. Tipo, questo bimbo ha una missione secondo... Che vuoi tu? Voglio parlare con questo piccoletto. Dimmi. Devi pescare dei pesci sushi. Pesca premendo vicino all'acqua dove vedi i pesci. Va bene. Uccidi 5 ermitai. Ok. Uccidi 7 veloci prey. Ok. Io l'accetto tutte, Eccolo qua. Oh, in cima al velo... Oh, guarda. In cima al velocidrome facciamo prima. Let's go, Skibroski, sì, è così. Che bello. Possiamo anche saltare, doppio salto non c'è. Con A niente, con Y menu. E con Y scendiamo, vabbè, andiamo, va. Allora, vediamo un po' che possiamo fare con lui. A, B. Che bello. Bello. Ma ti dico, non è che ci magari col nostro mostro lì sopra, eh? E infatti sì. So, c'ho ragione, ci sono degli insetti. Proviamo a catturarli. Possono essere usati per preparare ogni sorta di oggetto. Beh, persino mangiarli se ci riesci. Premia per catturare gli insetti quando ti volano accanto. Grillo argenteo. Bene. Ohoi! Un maialino? Ah, i maiali che devo trovare, sì. I pughi, com'è che si chiamano? Ci sono delle piante rampicanti, ma non mi fa andare, quindi non posso neanche esplorarlo tutto, ma è bellissimo. E questo cos'è? Una caverna? Però andiamo avanti con la storia, dai. Vediamo un po' che ci dice di fare Dan. Ottimo lavoro, sei stato grandioso. Andate forti, eh. Andiamo forti, sì. Certo che non pensavo che ci saremmo imbattuti in un Nargacuga, mi sono imbattuto. Però hai superato tutte le prove, è stato un successo, sapevo che ce l'avresti fatta. Passiamo alla prossima tappa, ti devo mostrare le scuderie. Puoi accudire i mostri, puoi anche far schiudere le uova che hai raccolto e quindi ottenere altri mostri. Anche se scovare uova è un lavoraccio, prima devi trovare le tane del mostro. Comunque, prima uovo lo offro da casa. Mi sono svegliato presto stamattina e ho trovato un posticino niente male. Controlla la mappa, ti mostrerò dove andare. Certo che non è vicino, però puoi cavalcare i tuoi mostri. Sì, posso cavalcarlo. Prima di andare devo offrire una preghiera all'altare delle preghiere? Ah, gli amuleti. Offro amuleto addestramento, vai. Mangia.
Esperienza extra, bello. E pensare che c'ero venuto poco fa qui alle colline Pondri. Ho anche due missioni attive alle colline Pondri che non sono riuscito a completare perché non trovavo le cose che mi servivano. Però va bene, dai. Ah, ok. Pare che ci sia una tana di un mostro. Sì, l'avevo visto, questi qui, l'ho già usati. Ah, qui però non ci sono stato prima. Vediamo un po'. Faccio nuovo, il mio futuro è infallibile. Dirigiti verso il fondo della caverna, socio. È là che troveremo il nido. Se un mostro si ritira dalla battaglia, la sua tana appare nei dintorni. Ah, ok. Andiamo. Chissà che mostro c'è qui. Ok, vari. Ci sono vari mostri. Non facciamoci intimorire, questi l'ho affrontati un mucchio di volte. L'ho sconfitti e posso sconfiggerli ancora. Allora, veloci prey in questo momento non mi interessa. Mi interessa trovare un velocidrome per fare appunto la missione, ma non ne trovo. Forse sarà un nemico qua? Ah, quello lì è il mostro? No, quello è l'uovo. Anche se penso di sapere quale mostro lo custodisce, perché l'ho affrontato forse. Ho affrontato un mostro molto difficile poco fa. Questo è Uovolandia, che sollievo. Cioè, come che sollievo? Perché non eri sicuro? Voglio dire, l'ho sempre saputo. Te l'avevo detto che sentivo un odore, no? Basta, diamo un'occhiata al nido. Ah, devo guardarmi anche le spalle poi. Vediamo un po'. Questo uovo non ha alcun odore, è anche leggerissimo. Allora, cerchiamone un altro. Non ha alcun odore anche... No, prendiamone un altro. Un altro. No, andiamo avanti. Sono sparite tutte. Ah. Ok. Quindi devo andare via con l'uovo. Senza però che il genitore se ne accorga. Ma possiamo andare a galoppo? No. Vabbè. Mi devo guardare le spalle quindi. Sei pronto a partire? Parti. Che resto a fa'? Mi resta a guardare le uova che non ci stanno più. Quindi... Uomo umile erbivoro. Va bene. Torniamo al villaggio. È un peccato veramente. Pensavo... di trovare quelle che... Forse quelle che hanno messo lì sono giusto le placeholder. E va bene così. Però pensavo di trovare qualcosa di più simile a Rathalos. Cioè, perché dai... Mi manca proprio Rathalos, era così bello. Chissà che fine ha fatto. Forse lo incontreremo più avanti nell'avventura, tornerà da noi, non lo so, però... Sarebbe stato carino trovarne un altro. Eccoci alle scodine per far schiudere il nostro uovo. Schiudi un uovo. Eccolo qua. Ah, devo colpirlo. Vediamo che esce fuori. Ah, un Aptonoth. Punti vita 12, attacco 2, difesa 4. Soprannome, no. Quindi posso cambiare il mostro assegnato così. Ma posso portarli tutti quanti? No, vero? Non posso portarli tutti quanti insieme all'avventura. Sennò sarebbe troppo facile. A quanto pare il capovillaggio ha qualcosa da dirci. Dica capovillaggio, parli pure in rima se proprio deve. Oh, giovane dalla mente affilato, un'abilità da rider innata. Purtroppo però ti devo liberare dei notizie oltremodo amare. Ciò di cui parla è flagello nero, una piaga che minaccia il mondo intero. È quella roba nera che stava tutta intorno a quel Nagakuga. Hai indovinato, da molto tempo si è radicato. Infettare è lo scopo del flagello, presto manderà tutti i mostri a macello. Non farti allarmare dalla sua vicinanza, nulla è perduto, c'è ancora speranza. La pietra del legame ci permetterà di debellare questa calamità, ma prima quella pietra che tieni in mano necessita di un potere sovrumano. Ciò che devi fare a tutti i costi è creare legami con i tuoi mostri. Se rafforzi questi legami immantinenti, la tua pietra diverrà sempre più potente. Quindi devo andare a potenziare la pietra del legame fino a che non diventerà molto potente. Bene, capo Omna, mi dica tutto quanto quello che c'è da sapere per l'ultima prova. Ok, il codice del rider, il nostro fondamento. Le notassi dal villaggio proibito ogni rider, anche più agguerrito. E perché non ci si può andare? I legami con i mostri da noi creati sono dagli altri mal tollerati. Altra gente sarebbe sbalordita da vedere com'è la nostra vita, un po' come i vichinghi in Dragon Trainer che abitano con i draghi mentre gli altri li catturano e li uccidono.
Fin dall'antichità della nostra terra natia abbiamo vissuto con i mostri in armonia. Ma c'è chi teme le nostre tradizioni, per cui rifuggiamo dalle loro attenzioni. Vabbè, qual è il punto, signor Omna? Ci dica. Negli ultimi tempi, al suo limitare, un Arzoros si è messo a vagare. Quell'Arzoros, quel mostro malandrino, semina terrore sul suo cammino. L'entrata alla foresta sarà interdetta finché egli non tornerà dove gli spetta. Quindi devo sconfiggere questo Arzoros. L'Arzoros è noto come il ghiottone. Alla foresta dei sospiri. Il problema ora è che devo lottare con questo coso. Si deve potenziare il nostro amichetto, giusto? Oh, ma quella è una tana? Bene. Oh no, quel mostro sta dormendo alla grande. Non svegliarlo. Va bene. Questo uovo ha un bravo odore ed è anche abbastanza leggero. Prendiamolo, non buono. Ok, va bene, andiamo, dai. Dato che quello se la dorme alla grande. L'ho già affrontato uno di quelli. Buono, dai, ora andiamo a fare la missione principale. Magari ci posso ritornare in queste tane o scompaiono. Non mi sono neanche voltato a vedere se la tana era scomparsa o no. Magnifico. Questa è la foresta, eh. Nice. Un po' di granchietti che servivano per la missione. Cavolo, sto gioco ha delle belle ambientazioni e pensare che era per Nintendo 3DS. Oddio, è Wolverine. Quanto è grosso. Eh sì, pare bello grosso, pare. Allora, ghiottone, velocità, magari è potentoli, quindi andiamo con la velocità. Bene, l'abilità legame sale. Io userei colpo superiore. Bene. Purtroppo i nemici nuovi non si sa quanta potenza ha, quanta vita hanno. Quindi andiamo così. A terra. Ok, si riprende. Ah, ci prova, eh. Dai, dai, vai, vai. Possiamo fare l'abilità? Livello 1. No, magari il prossimo turno. Se sale ancora di un po'. La combo? Posso fare una combo? Quindi devo premere A più volte per fare la combo? Ah, sono scemo io che non lo sapevo. No. Beh, facciamolo ora, dai. Proviamo ora l'abilità legame. Vai. Ok, fatto. Sì, sarebbe andato KO comunque con i prossimi due attacchi massimo. Grado S. E Aptonox sarà a livello 5, grande. Ma era tanto preoccupante sto ghiottone? Ah. Sembra essere appassito, qualcosa del genere. Fa attenzione, non si tocca! Ah, è una donna. Forse. Non so. Che spavento, tu chi sei? Ah, donna misteriosa. Sembra proprio che l'erba nera sia giunta fin qui. C'è del marcio nell'aria. Posso soltanto assumere che l'oscurità è prossima. State lontani dalla foresta, almeno finché non avremo concluso l'investigazione. Devono fare delle investigazioni. Forse anche loro sono dei rider, ma di un altro paese. Però hanno detto che questo villaggio ha i rider, non gli altri. Gli altri cacciano solo i mostri. È la persona che abbiamo incontrato nella foresta, vero? Chi è? Non è del villaggio, ne sono certo. Ha parlato dell'erba nera. Ha detto qualcosa sul fatto che si stesse diffondendo. Parlava del flagello nero, Cheval! Ci sono anche dei mostri che sono stati contagiati dal flagello. Lo giuro, giuro che distruggerò tutti i mostri infetti. No, come no? Ah, i rider non uccidono i mostri. Ma allora quelli con cui ci affrontiamo, che succede? Non va bene?
Che direbbe tua madre? Sheva, stai sbagliando, dentro di te lo sai. Non parlare di mia madre, mai più! Io sono diventato un rider per abbattere chiunque minacci me e i miei cari. I mostri non sono i nostri amici, anzi loro sono i miei amici. Io non posso dimenticare e non dimenticherò mai. Anche tu pensi che abbia torto, eh? Ma non importa, mi conosco bene. Io e te siamo troppo diversi. E scappa ancora una volta, Sheval. Datti una regolata, amico mio. Per mille baggi, Baggio non gioca più a calcio, non lo nominare. Devo andare nella foresta nera. Ci andrò nel prossimo episodio. Per il momento ho fatto anche troppo. Non è vero che ho fatto troppo, ma ho fatto il giusto. Allora, nel prossimo episodio andremo a salvare Sheval, che è scappato nella foresta nera. Sicuramente ci sarà qualche combattimento per salvarlo. Ma prima devo andare a schiudere l'uovo. Prima di concludere il video, vediamo che diventa questo. Oh, ci ha voluto un po' di più per schiuderlo questo, eh. Wow, ma è fortissimo lui. Questo per sconfiggerlo prima ci ho messo le ore. Bello questo, è fortissimo. Guarda quanta salute c'ha, quanto attacco e quanta difesa. A livello 1. È livello 1. Spaccaroccia. Vabbè, lasciamo stare. Va benissimo. Forte lui, ci picchia. Magari poi nel prossimo video proverò a cavalcarlo, se si può cavalcare, non so, tipo voliamo. Ma qua ci sono delle uova, potrò prenderle qua le uova allora. Ad ogni modo io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. Se vi va, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!